Allora, buongiorno e benvenuti su scelgoilsud.it, storie, idee e progetti di smart working e self living. Io sono Simona Bonfante, in regia come sempre Roberto Mancuso e oggi ospite di Scelgo il Sud è Francesca Barbieri, che è una South Living sul campo. Benvenuta Francesca. Ben trovata, grazie Simona. Francesca è una creativa calabrese che ha deciso, ecco, contrariamente a quanto le convenzioni comuni suggerirebbero, di restare a lavorare ed esercitare appunto il suo lavoro di visual designer in Calabria, e tra l'altro in un paesino, ci spiegava poco fa, in provincia di Cosenza. Allora io dico, Francesca, tu tra l'altro appunto ci raccontavi che per questo tuo lavoro hai anche deciso di rinunciare ad un posto fisso, che è una specie di anatema, no? Una cosa del genere, soprattutto al sud, ma direi non solo. Ma credo che la cosa più interessante quindi sia che ci racconti tu la tua storia, e anche perché hai deciso di contattarci per raccontarla. Sì, così come dicevi, io ho avuto, mi reputo coraggiosa, il coraggio di lasciare un posto fisso per investire su me stessa. E come se non bastasse, decido di farlo in Calabria, esattamente in provincia di Cosenza, in un paesino che si chiama Rota Greca, di circa 1000 anime. E quindi un paesino in realtà dove ci conosciamo tutti i parenti e tutti amici, e io dalla mia casina, dalla mia casuccia, ho deciso appunto di provare a lavorare per me, per la terra nella quale abito. Non nego che ho clienti in tutta Italia, perché ovviamente il digitale gioca a nostro favore, ma lo faccio da qui, cioè restando fisicamente a Rota Greca. Clienti, hai clienti nella tua zona o anche fuori? Ho clienti, piccole e medie imprese nella mia zona, ma ho anche dei clienti in Piemonte. Prevalentemente riesco a lavorare lì. Non chiedetemi come mai, ma ho avuto questa fortuna, questi contatti. Ovviamente non meritocratici, nel senso che io faccio delle ads sulla mia pagina, poi mi chiedono, faccio un preventivo, cioè la più classica e più semplice collaborazione. Ecco. Tu non sei una smart worker in senso proprio, perché il concetto di smart working si applica ai lavoratori dipendenti, quindi tu già comunque per la natura del tuo lavoro sei una autonoma, però evidentemente rappresenti, diciamo, l'altro profilo di nostro interesse, che è quello che appunto abbiamo definito sotto l'ombrello di South Living, che è diciamo, un fenomeno che stiamo registrando in maniera ormai sempre più diffusa e ampiamente anche raccontato ormai dalla stampa, perché corrisponde ad un dato di realtà, cioè c'è una buona parte di persone che in parte hanno già lasciato le grandi città proprio per ritrasferirsi in quei luoghi che noi definivamo spopolati fino a poco tempo fa, cioè quei tipici luoghi, specie al sud, ma non solo, i tanti borghi, anche che si riempivano soltanto poi per il ritorno degli emigrati, no, durante le vacanze. Invece in questi ultimi mesi sono tornati a vivere di vita di persone che non erano lì in vacanza, ma erano lì e lavoravano appunto semplicemente. Tu quindi sei un po' una che ha precorso i tempi. In realtà sì, sono praticamente freelance ormai da circa 2 anni, e quindi ho un po' precorso i tempi visto il territorio in cui mi trovo, però sì, diciamo che questo è il mio modo di lavorare, in modo freelance. Ecco, il timore di molti è sia tra quelli che diciamo già fanno attività libere, per cui in effetti sono comunque per loro natura più libere di muoversi dove gli pare, sia però persone che lavorano in smart working, ai quali magari le aziende hanno prospettato la possibilità di continuare appunto in questa maniera remota. Quindi diciamo entrambe le categorie sono dei potenziali, potenziali nuovi cittadini, nuovi insediatori di questi territori marginali. Il grande interrogativo, meglio, uno dei grandi interrogativi è: ok, ma primo,
ci sarà diciamo, una rete internet adeguata, ci saranno, cioè, ci sarà la possibilità di ricreare quegli ecosistemi fecondi di trasmissione delle idee attraverso i contatti con persone che mi consentano poi appunto di continuare ad essere vitale nella mia attività professionale. Sì, sicuramente è una delle tante sfide, perché il digitale non è amato da tutti e c'è molta ignoranza digitale. Però essere freelance, cioè lavorare, io mi definisco una nomade digitale, perché per me basta avere un computer, o sto a casa, posso lavorare anche in giardino, sul terrazzo, perché comunque con un computer, una connessione internet, io sono ovunque, quindi non sono una smart worker, ma sono smart, cioè... Voglio essere smart, mi piace essere smart. Sì, sicuramente nel mio caso l'infrastruttura digitale mi aiuta tanto, perché nonostante io abiti in un paese in collina è coperto e quindi riesco a lavorare tranquillamente anche con una connessione da cellulare, tablet, quindi non ho questi grandi problemi di connessione. E più che altro, essendo un territorio abbastanza radicato e volendo lavorare io in Calabria con imprenditori calabresi, mi rendo conto che per molti imprenditori, soprattutto di vecchio stampo, lavorare con il digitale è un po' difficile. Però il coronavirus, la pandemia, diciamo che ha giocato a mio favore in questo senso, mio ma di chiunque altro, perché senza l'ausilio del digitale noi in questo momento ci saremmo bloccati, così come purtroppo è successo per tanti lavoratori. E in realtà io non mi sono mai fermata, e ho lavorato di più in alcuni momenti, ho avuto più clienti, più richieste, più contatti, e questo lo devo semplicemente grazie al digitale. Senti, Perché anche chi non utilizzava il digitale è stato costretto, per causa di forza maggiore, a convertirsi al mondo digitale. ma tu pensi che ci possa essere, diciamo, superata l'emergenza, un ritorno al o invece questa cosa viene Io ormai? sono molto positiva in genere, però purtroppo a questa domanda devo dire che ritorneremo indietro, secondo me. Ah sì? No, questa è una cosa molto triste da dirci. Secondo me sì, perché diciamo che lo abbiamo fatto chi è stato costretto, non per vocazione, ma per costrizione a farlo, però essendo un mondo bello, vabbè, io ci lavoro, quindi sicuramente io lo amo, cioè il mio fidanzato, io dico sempre, io e il mio computer siamo una cosa sola, cioè se manca il mio computer, a me manca un pezzo della mia vita. E purtroppo è triste, ma è così, cioè io vivo di questo, quindi per forza devo vivere con il computer e internet e la rete di internet. Però credo che chi non ha una vocazione, chi non ha una passione, torni indietro, purtroppo sì. Però tu non credi, anche soprattutto per le aziende per le quali il digitale è stato utile non soltanto perché ha consentito ancora di lavorare, ma ha anche magari aperto nuove opportunità di business? Ci spero, più che altro ci spero perché comunque in momenti di crisi, quali lockdown, molti hanno chiesto degli e-commerce, anche sbagliando in molti casi, no? Perché un e-commerce non si può improvvisare, perché va studiato, insomma, non è un qualcosa che si improvvisa. Quindi chi lo ha fatto per rimediare, cioè il momento, il gap, per passare il gap, probabilmente il gap, se ben utilizzato, può diventare opportunità. Ma se poi non viene più curato, non viene più gestito, perché tanto il coronavirus e la pandemia è finita, probabilmente non è stato utile. Ecco, ma secondo te che cosa potrebbe aiutare proprio all'ecosistema territoriale di tutto il sud, perché poi la Calabria, diciamo, per come ce la stai descrivendo, per queste caratteristiche sono effettivamente comuni alle aree del sud, dalle quali anche io, Roberto, proveniamo, quindi lo possiamo dire anche per cognizione di causa, ma che sono anche le stesse ragioni che poi hanno spinto noi ad andare via, noi molto tempo fa, ma hanno poi continuato anche per le generazioni successive. Cioè, tu cosa pensi che
diciamo, cogliendo anche l'opportunità che sembrerebbe aprirsi, cioè di una possibile fermentazione di persone, quindi di idee non tipicamente locali, ma chiaramente più innovative. Cosa pensi che possa essere utile per fare in modo che questo davvero lieviti qualcosa nella società, nel suo insieme, quindi le attività produttive, anche in alcuni casi le istituzioni? Cioè, io più che pensare è un auspicio, cioè io spero che questo momento così critico, se ci riferiamo al lockdown, ma se pensiamo più in generale, se questo periodo così tragico per molti punti di vista ci faccia riflettere e ci dia la possibilità di creare un po', di pensare un po' meno all'io, ma di pensare un po' più a noi, cioè di creare anche tra freelance. Io ad esempio purtroppo faccio sempre riferimento alla pandemia, ma ci siamo ancora dentro in realtà. Ho contattato alcuni colleghi perché ho fatto delle interviste, una rubrica sul mio blog, che ho chiamato Durante. E durante proprio per raccontare il periodo. Non ho fatto video per scelta, quindi ho fatto delle interviste classiche scritte e alcuni purtroppo devo dire che mi hanno risposto anche male, perché questa cosa è che mi dà tremendamente fastidio, cioè non hanno capito che io li scrivevo innanzitutto per capire come si stava cambiando il mondo, se stava cambiando qualcosa, come ci stavamo noi liberi professionisti, come ci stavamo approcciando al problema e come potevamo risolverlo. Ho trovato tante porte aperte, ma purtroppo tante porte chiuse, perché è come se, non lo so, cioè, mi avessero qualcuno anche un po' denigrata per dire: ma guarda questa adesso, io non sono nessuno in realtà, cioè sono io, semplicemente io. Quindi qualcuno mi ha anche risposto: no, ma che senso ha? Cioè, ma chi lo legge il tuo blog? E io ho sempre risposto: anche se lo legge una persona e può dare una riflessione positiva, io ho vinto. Cioè, ho vinto nel senso mi reputo fortunata. Sicuramente non ho un audience, non ho 10.000 follower, quello sì, non ne ho 1 milione, probabilmente non ne avrò mai, però anche solo una persona che ha letto un messaggio positivo in un momento critico, quello secondo me è già una grande vittoria. Quindi ho provato a fare rete e devo dire che con alcuni ci sono riuscita, abbiamo iniziato anche a collaborare. Quindi da quella semplice domanda, vogliamo fare un'intervista, vogliamo chiacchierare 5 minuti, ne sono venute fuori delle belle collaborazioni. Tra l'altro puoi anche rispondere ai tuoi denigratori, che io ad esempio le ho lette quelle interviste, e trovo infatti che fossero, sia perché evidentemente stiamo condividendo il principio di fondo di tutto questo, che hai chiaramente sintetizzato nell'espressione fare rete, che è la stessa utilizzata anche dalla sottosegretaria Anna Laura Rigo, che abbiamo intervistato proprio ieri, di cui appunto c'è l'intervista sul sito, e il concetto di fondo è evidentemente questo. Manca soltanto questa capacità, che poi in realtà è la ricetta di tutte le realtà che poi funzionano. A Milano si fa rete tra università, tra singoli e imprese, amministrazione e società civile, gruppi più o meno organizzati, cioè è il far rete insieme. Con tutte le differenze evidentemente di ciascuno, ci sono sempre molte, diciamo, ragioni molto migliori per convergere su obiettivi comuni che, come dire, contrapporsi senza avere in realtà alcun obiettivo comune, perché questo determina la frantumazione. Senti, Francesca, intanto davvero mi ha fatto molto molto piacere fare questa chiacchierata e mi auguro che si possa proseguire. Molte persone, tra quanti così ci stanno leggendo, ci stanno seguendo, si pongono la questione: ok, ma se io non ho un luogo dove andare, quindi devo mettermi anche a cercare
il borgo, il paesino, e sulla base di che lo faccio, ecco, il tuo paese, ad esempio, se vuoi promuovere il tuo paese come luogo di scelta o di elezione. Sicuramente, perché in questo periodo stiamo freschi, quindi credo che già sia una buona motivazione visto le temperature di questi giorni. Ovviamente i costi sono sicuramente più accessibili, cioè sicuramente non abbiamo i prezzi di Milano e nessuna, né come affitti né nei supermercati, cioè abbiamo molti costi in meno. Quindi in realtà quello che poi ci resta come guadagno è maggiore. Però un chiaro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita. Miglioriamo la qualità della vita, perché io quando ho 10 minuti stacco, esco e faccio una passeggiata per rigenerare soprattutto il cervello, perché c'è ossigeno puro, non è inquinato, non è contaminato, non c'è un traffico insostenibile. Parcheggiamo comodamente sotto casa, posso fare la spesa a piedi, cioè tante, tanti, tanti punti positivi. Ti verrò a trovare, Francesca. Quando vuoi. Davvero, davvero grazie e in bocca al lupo e restiamo in contatto appunto in nome dell'obiettivo comune di fare rete. Noi su Scelgo il Sud raccogliamo volentieri anche le vostre storie, per cui scriveteci, i contatti sono sul sito scelgoilsud.it, ci trovate anche su Twitter a Scelgo il Sud. Ringrazio ancora Francesca, grazie Roberto Mancuso in regia, grazie a tutti voi di averci ascoltato e alla prossima. Ciao! Ciao!